Io mi chiamo Gianfranco Multineddu, arrivo da Roma, le mie origini sono sarde e probabilmente dei sardi ho preso questa genetica della famosa piorrea o la famosa parodontite. Apparentemente potevo non aver nulla, però avevo dei danni seri in bocca. Avevo una buona dentatura, diciamo tra virgolette, però era solamente apparente. Sono arrivato qui il 1º gennaio del 2017, quindi ho fatto un po' un giro di orologio, siamo arrivati dopo 10 mesi, ho concluso la mia avventura. Sono molto contento naturalmente, ma questo soprattutto per il mio lavoro, ma per la mia vita in generale, perché comunque riprendo a sorridere, perché il sorriso credo che sia la base di ogni persona. Dal sorriso si scopre anche il proprio intimo, no? Il proprio io. Quando ti tolgono il sorriso diventi un'altra persona. E qui devo dire che me l'hanno ridato, me l'avete ridato e quindi sono felice di questo. Poi, se vogliamo dire delle cose che non sono andate, che non cucinate, porca miseria, qui, e dobbiamo anche cucinare noi. E scherzi a parte, si mangia molto bene comunque nei ristoranti moldavi. Devo dire che probabilmente i gusti si avvicinano molto, si accostano a quelli italiani. Anche se fossero stati gusti diversi, moldavi, sono andato per assaggiarli, quindi sono stato bene anche in questo. Mi sono divertito, tra virgolette, divertito, perché comunque ho conosciuto qui delle persone eccezionali, degli amici che hanno condiviso questo percorso insieme. Abbiamo sorriso senza denti e oggi in chiusura praticamente sorridiamo tutti con un bel sorriso grazie al lavoro del mio medico, che è il dottor Sergio. È stato molto bravo con me, si è comportato come un fratello e ho detto sulla mia recensione: ma i fratelli tolgono i denti agli altri fratelli? E, no, a parte gli scherzi, tutti molto bravi. Devo dire che ho anche scherzato con Vadim e gli ho detto che lui è il numero due perché il numero uno sono io. Quindi pure questo. E invece a Corrado devo dire una cosa: lui tutte le volte che andavamo in giro rubava la scena, quindi praticamente se a voi che state lì dall'altra parte che vedete questo filmato, provate ad andare in giro con Corrado, le donne saranno tutte le sue, ma aspettate un attimo, però voglio dire anche un'altra cosa per chi viene qui in Moldavia pensando, sperando che le donne sono tutte fa, non c'è niente, facili costumi, è tutta una maldiceria. Io ho trovato delle persone straordinarie, delle persone che non hanno nessune velleità, quelle che noi conosciamo d'Italia probabilmente non sono persone come può accadere in ogni regione italiana, quindi mi sento di spezzare una lancia a favore delle persone, delle donne moldave, con grande rispetto, degli uomini moldavi con i quali ho condiviso questi momenti di, diciamo, di tristezza e anche di gioia, perché nel momento in cui mi hanno dato il sorriso ho visti tutti intorno a me contenti di aver fatto un bellissimo lavoro. Quindi sono felice e quindi cerco di condividere insieme a chi sta dall'altra parte e che vorrà fare questo passo senza paura, perché Roma a Chisinau ci ho messo penso un paio d'ore di aereo, non ho messo di più. Ho conosciuto appunto delle persone straordinarie, uomini e donne, soprattutto quelli che ho conosciuto maggiormente sono stati qua, perché qui in questa clinica, in questa parte, diciamo, distaccata dalla clinica, che è la logistica, dove veramente mi hanno seguito in tutto, anche nelle piccole cose. Io non sono rompiscatole in genere, però è stato, diciamo, un percorso. Loro mi hanno aiutato in quelle piccole cose che molte volte noi uomini non riusciamo a fare. Almeno io sono uno dove, proprio per professione, ognuno si occupa delle sue cose, quindi molte cose proprio pratiche non sono in grado, come che ne so, spostare la gradazione
della caldaia piuttosto che magari un lavandino che è rotto, ma questo voglio dire fa parte, è proprio il mio modo di essere, non sono mai stato bravo in tutte queste cose qua. Quindi ripeto, io non devo dire nulla, devo dire, soltanto ringraziare perché veramente mi hanno ridato il sorriso. Quindi dico alle persone che stanno dall'altra parte del video che venire in Moldavia vuol dire riprendere il proprio sorriso. Volevo spendere una parola per una persona che probabilmente non viene mai menzionata, che è la signora, io la chiamo Babuska, la signora Babuska che è stata molto carina, oggi mi ha offerto il caffè per la prima volta. Abbiamo iniziato un rapporto dove lei molto con fare austero praticamente mi diceva mettile, no? Mi indicava di mettere le pattine se vogliamo, perché si entra in clinica e si è naturalmente tutti sterilizzati. Ecco, la signora Babuska in tutto questo tempo io poi gli facevo anche degli scherzi, quindi voglio ricordare la signora Babuska, ma come tutti quanti. E il mio regista preferito, che io lo chiamo Vasili, poi se si chiama Vasile è la stessa cosa, comunque è sempre lui. Ciao a tutti.